Siamo online. Ciao a tutti, benvenuti allo Scavo di Vignale. Questo è il primo periscope che stiamo provando a fare durante la giornata di scavo. L'altro giorno ne abbiamo fatto uno durante l'inaugurazione. Allora, intanto mi presento, sono Francesco. Abbiamo Andrea che sta curando in questo caso la ripresa. E perché questi periscope quest'anno? Vogliamo raccontarvi lo scavo anche attraverso i video e farli in diretta in occasioni particolari che durante la giornata, insomma, poi si presentano sullo scavo. E cercheremo appunto di farvi vedere cosa avviene durante la giornata di scavo. Per chi non riesce a collegarsi con noi in diretta, caricheremo i filmati registrati in queste occasioni su YouTube ogni volta che li registriamo verso le ore 20:30 della sera, per cui seguiteci, insomma. Oggi abbiamo iniziato questo collegamento perché abbiamo in visita Alessandro Fo. Alessandro Fo è un poeta ed è anche un professore di letteratura latina all'Università di Siena. E, insomma, è un grandissimo esperto di Rutilio Namazziano. Ora vi spiegheremo chi è, però lui è esperto perché ha curato la traduzione italiana, il testo critico del Ritorno, l'opera principale, l'unica opera di Rutilio Namazziano. Chi è Rutilio Namazziano? Intanto ci avviciniamo al gruppo. Rutilio Namazziano fu appunto un personaggio molto importante della prima. Insomma, nel 414 Rutilio Namazziano fu prefectus urbi, quindi il prefetto che doveva mantenere l'ordine a Roma. Però a un certo punto lui dovette tornare in Gallia, dove aveva dei possedimenti, perché appunto c'erano delle invasioni, le invasioni barbariche in corso, quindi doveva tornare e narra praticamente il suo ritorno verso la Gallia, che svolge via mare costeggiando la costa tirrenica, e a un certo punto a Falesia, che insomma doveva essere il porto qui dell'antica, che corrisponde insomma all'odierna Piombino, e fa una specie di spedizione nell'entroterra e parla di una stazio amena collegata sostanzialmente, un luogo ameno collegato a una villa, e parla era gestiva questa villa, ed era un giudeo molto irascibile che allevava dei e che appunto lo battibecco, e quindi una brutta esperienza, diciamo, una spiacevole esperienza. A un certo punto, quindi, noi, scavando Vignale, non abbiamo ancora trovato questa vasca per l'allevamento di pesci, però, ecco, trovandosi qua a una villa vicino a Piombino, e insomma, essendo questo un luogo di sosta, quindi corrispondendo in qualche modo a una stazio amena, una piacevole sosta, nonostante il giudeo, ecco, abbiamo pensato che Vignale potrebbe anche corrispondere a questa villa citata da Rutilio, e quindi abbiamo attratto l'attenzione di Alessandro Fo, che oggi è giunto sullo scavo, e insomma adesso con essendoci lui sullo scavo, il professore sta, potete vedere, facendo una breve visita guidata, e a cui stanno partecipando anche i nuovi ragazzi che per la prima volta, insomma, scavano quest'anno a Vignale. E ora ci avviciniamo e sentiamo una parte di questa visita, e sentiamo, così potete anche voi ascoltare il professor Zanini che racconta Vignale al professor Fo e ai ragazzi. Eccoci qua, sono tantissimi. Sicuri che, come sempre nel Comunese, una fornacetta, un forno di riduzione del ferro etrusco, lo avremmo beccato. Tre cose avevo con certezza, ero certo di trovare: l'aurelia che mi avrebbe reso famoso, il ferro etrusco me ne fregava niente, va bene così, lo stesso c'era lo stesso, e la termetta, la grande terma, anzi, che mi avrebbe consentito di fare poca fatica e buona didattica.
10 anni dopo, 3 obiettivi, tutti e 3 miseramente falliti, ma tutto il resto invece c'è. La parola standard, quando noi più o meno, la usiamo più o meno dal 2007, quando ci dicono che cosa state scavando a Vignale, la risposta è sempre invariabilmente tutto. Perché ci è capitata una fortuna abbastanza insperata, cioè quella di essere calati in un paesaggio che vedete intorno a voi e di poter spellare un pezzetto di questo paesaggio per capire come si è trasformato questo paesaggio. Quindi diciamo, fino all'anno scorso, cioè fino alla scoperta del mosaico, questa è una storia lineare di trasformazione di un paesaggio. Dal mosaico in poi abbiamo una storia un pochino più complicata, ma ce la racconteremo dopo. Allora, la nostra visita comincia in senso un pochino cronologico da questo punto. Qui vedete che con un cartello malamente messo dal Bellotti c'è scritto la fattoria. Perché? Perché la nostra storia comincia quando questo paesaggio comincia a cambiare. Che cosa c'era prima? Prima c'era più o meno il gioco che facciamo normalmente con i bambini e diamo ad ogni bambino un rigatone. Un rigatone, una delle mie idee più geniali, rigatone Coop, e diamo a ogni bambino un rigatone con cui fare un cannocchiale, con cui isolare i pezzi di territorio. Allora, se voi togliete di mezzo tutto quello che vedete chiaramente umano, alcune è bello, alcune non è bello, e avete il paesaggio primigenio. Il paesaggio primigenio, quella collina c'è, quegli alberi ci sono, non sono olivi, ma c'è tutto l'intorno. Qui c'è un lento digradare della pianura e al di là della strada, immediatamente al di là della strada, c'è la laguna. Occhio, sto parlando di laguna e non di palude. Le bocche di laguna sono aperte, la laguna è un posto ameno in cui ci si vive benissimo. Non solo, ma l'onda abbondante dell'acqua imprigionata lascia guizzare i pesci. Non te lo ricordi, no? È un verso meraviglioso di Rutilio Amaziano che lui ha tradotto in maniera epocale. C'è l'onda abbondante dell'acqua imprigionata, c'è tanta acqua, calma, è un posto ideale dove allevare i pesci e solo si deve mettersi a vivere. Questo posto sono stato usato probabilmente dai pesci. Bene, vi abbiamo fatto assistere a una parte della visita guidata che sarà piuttosto lunga, quindi non ve la possiamo trasmettere in diretta, però insomma, se volete venire a trovarci qui a Vignale saremo lieti di raccontarvi il sito. E noi archeologi che ci stiamo scavando vi faremo vedere cosa stiamo scavando e se non riuscite a venirci a trovare cercheremo di raccontarvelo con i video, insomma le nostre attività online, tra cui i diari di scavo che sono partiti. Vai, saluta anche tu. Ciao a tutti, noi siamo vicino ai magazzini Coop, della Coop, sede Coop Tirreno, giusto? Sì. Lungo la vecchia Aurelia e al prossimo Periscope.